Bella gazzettari, ben ritrovati in un nuovo video proletario in pausa pranzo qui con la Gazzetta MMA. Vi avviso che lo UFC News di oggi uscirà verso le 4 orario italiano. Oggi per questa pausa pranzo ho deciso di fare un video molto veloce sulla situazione pesi massimi, perché il campione, l'attuale detentore della cintura dei massimi, Francis Ngannou, è tornato a parlare. Ha detto, come vi avevo già anticipato in qualche episodio fa dello UFC News, che fondamentalmente non ha ancora ricevuto un'offerta concreta da parte di Dana White per un rinnovo con la promotion statunitense, ma ci ha tenuto a ribadire il concetto che non firmerà nessun contratto se non ci sarà la clausola che gli permetterà di fare delle esibizioni o comunque dei match di box mentre è sotto contratto con la UFC. Quindi questo è il primo punto, ragazzi. Il secondo punto, ha detto contro chi vorrebbe tornare a combattere, e ovviamente il nome caldo è quello dell'ex campionissimo dei massimi leggeri John Bones Jones, ragazzi, perché sappiamo che John Jones è fermo da due anni e mezzo, una roba di questo tipo. Sappiamo che lo stiamo aspettando praticamente per questo debutto nei pesi massimi, debutto che dovrebbe avvenire contro Stipe Miocic, ex grandissimo campione dei massimi, probabilmente il massimo più forte di sempre nella storia della UFC. Un incontro che dovrebbe tenersi, originariamente si parlava per la fine del 2022, ma visto che ancora niente è stato ufficializzato, visto che non è stato detto niente dal pelatone dei Brazzers e dalla UFC, io credo che questo incontro, se si farà, perché ancora non c'è niente di certo, ragazzi, slitterà all'inizio del 2023. Noi sappiamo che Francis ritornerà nel 2023, probabilmente verso gennaio-febbraio, dopo l'operazione al ginocchio, quindi andando a rimescolare le carte e a metterle in ordine, sembrerebbe cosa abbastanza possibile, probabile o quantomeno sensata che John Jones combatta contro Miocic e in caso di vittoria vada per la cintura contro Francis. A quel punto, ragazzi, che cosa vedremo? Vedremo sicuramente uno scontro leggendario, anche perché Francis ha tenuto a dire che, dato che è il suo ultimo incontro e dato che non sa se verrà rinnovato il suo contratto, vuole un bel payday il giorno del suo ultimo incontro. E chi meglio dell'ex campione dei massimi leggeri John Jones per far portare bei quattrini fioccanti nelle tasche dell'ex del campione dei massimi Francis Ngannou? Ovviamente questo sarebbe sicuramente un incontro molto enigmatico, perché prima di tutto, prima di dare una previsione, prima di capire come un incontro di questo tipo potrebbe svilupparsi, bisogna capire come John Jones si è adattato ai massimi, perché vi ripeto, fermo da due anni e mezzo, ha cambiato team, nel frattempo è stato arrestato, la moglie lo ha lasciato, insomma un sacco di casini, cazzi e mazzi. Io onestamente non so come tornerà nell'ottagono, ma io credo a questo punto che il buon vecchio John Jones, quello dei vecchi tempi, quello del prime, sia probabilmente un fighter che non esiste più. Anche perché se ti senti sicuro di te stesso, considerando che nel 2021, quando tutti hanno combattuto a John Jones, gli avevano offerto 7 milioni e mezzo di dollari per combattere e ha rifiutato, quindi io non credo neanche tanto a questo punto che sia una questione solo esclusivamente di soldi. Io credo che lui per primo non si senta realmente pronto a rimettersi in gioco dentro l'ottagono, tantomeno con il campione dei massimi che vanta dalla sua un KO power mostruoso, probabilmente il migliore della UFC, ma che ha anche dimostrato di aver fatto dei notevolissimi progressi nel suo game plan, miglioramenti estremi nel grappling, miglioramenti molto importanti secondo me nel suo fighting IQ, quindi un fighter molto più completo rispetto al passato. Vedremo, vedremo ragazzi, vedremo un po' che cosa succederà. Io diciamo che, stando le cose come stanno adesso, soprattutto considerando l'età che avanza per Stipe Miocic e i suoi ultimi incontri, io vedo leggermente favorito John Jones. Poi c'è, vi ripeto, c'è da capire come tornerà nei massimi. In caso di vittoria, secondo me questo incontro con Francis si farà e in base all'esito dell'incontro la UFC deciderà se rinnovare il contratto o no all'attuale campione dei massimi. Fatemi sapere voi qui sotto nei commenti che cosa ne pensate. Non scordatevi che verso le 4, orario italiano, uscirà lo UFC News di oggi, la mia rubrica che viene dal lunedì al venerdì, che vi porta una bella carrellata di aggiornamenti e informazioni utili. E non scordatevi, ragazzi, di seguirci sia qui attivando la campanella, ma anche su Instagram e TikTok. Ciao belli!